terza categoria è quella del miglior progetto di social marketing per pazienti e cittadini, e consegna il premio Roberto Liscio, presidente del consorzio NERCO. Tre progetti con il migliore punteggio per questa categoria sono Digital Amplifon, Ecosistema Digitale Doc Generici, presentato da Doc Generici, il progetto Nascere a Roma, presentato da Sanofi Pasteur MSD. Il vincitore, miglior progetto di social marketing per pazienti e cittadini, Digital Amplifon, presentato da Amplifon. Innanzitutto grazie alla giuria per avere stesso preferenza per questo progetto, è veramente un piacere perché io sono in azienda davanti da poco tempo, il primo luglio, quindi ho raccolto anche, se vogliamo dire, l'eredità di questo progetto. Allora, l'iniziativa nasce nel 2012 con la visione di un'azienda che così, ha desiderato innanzitutto per vedere di essere un'azienda di persone, quindi al cuore di persone, quindi per noi il concetto importante era appunto veicolare le passioni delle persone e cercare di raccogliere anche il pubblico intorno a questi punti di riferimento. In questo senso mi fa piacere che sia stato raccolto il valore. Amplifon è un'azienda che esiste ormai da più di 60 anni, è presente sul territorio nazionale, è un'azienda italiana ma anche internazionale. Quindi per me è molto importante questo riconoscimento e il fatto che l'iniziativa poi abbia aperto la strada, secondo me, anche a esperienze valide per questo mercato. Quindi di nuovo, grazie, è stato un piacere, e appunto ricordo l'eredità, se vogliamo, anche di questo progetto e la visione dell'azienda che ha creato molto l'esperienza. Credo che il commento è che i social media sono stati mal compresi fino ad oggi, sono sempre stati considerati quasi un passatempo, e con questo progetto credo che si capisca il ruolo importantissimo dei social media come motore fondamentale di condivisioni di valori, di conoscenza e soprattutto di trustability, perché le persone quando si parlano fra di loro, come una volta succedeva nella piazza del mercato, oggi si parla di social media, quando c'è la fiducia c'è anche lo scambio di trustability e lo scambio di informazioni utili a fare i percorsi prossimi. Quindi complimenti.